la lunga e avventurosa marcia che ha portato l'uomo sulla Luna è partita anche dalla Basilicata. Uno dei padri della corsa allo spazio fu infatti Rocco Petrone, conosciutissimo dagli addetti ai lavori, pressoché ignoto al grande pubblico, diresse il Johnson Space Center della NASA e soprattutto guidò la costruzione del Saturn V, razzo destinato a diventare protagonista delle missioni del programma Apollo, di cui Petrone fu direttore. Ora un documentario ripercorre la sua storia di brillante ingegnere e figlio di immigrati negli Stati Uniti degli anni 60. Luna italiana, Rocco Petrone e il viaggio dell'Apollo si è aggiudicato il premio come miglior documentario allo Tsiolkovsky Space Fest, il più importante festival russo dello spazio. Interviste e servizi d'epoca come quelli di Piero Angela, Tito Stagno, ricostruzioni, testimonianze e commenti dall'astrofisico Amedeo Balbi all'esperto di storia dello spazio Paolo D'Angelo, con la voce narrante di Laura Morante e Francesco Montanari, eletto a voce dello stesso Petrone. Ci ha raccontato tutto il regista Marco Spagnoli, che della vittoria al prestigioso festival russo ex aequo con Baikonur La caduta di Babbo Natale dice: è stato come pareggiare con il Brasile al Maracanã. Sì, è una grande soddisfazione aver vinto un premio a un festival come quello di Tsiolkovsky, perché è come andare a pareggiare al Maracanã con il Brasile. Questo perché quel festival non è solo un festival di cinema, ma un festival di cinema spaziale, ed è promosso dal Museo Permanente dell'Astronautica Sovietica. Il che vuol dire avere raccontato ai russi la loro storia o di un loro avversario. Ma chi è Rocco Petrone? Figlio di un carabiniere che con la moglie decise di lasciare la Basilicata per dare alla famiglia un futuro migliore. Rocco Petrone è il figlio di immigrati della Basilicata che diventa, per una serie di circostanze, direttore del programma Apollo. E soprattutto diventa direttore del lancio dell'Apollo, quindi una persona che ha una responsabilità diretta di 16.000 persone ed è quello che di fatto sovrintende alla costruzione e ai lanci del Saturn V. Il Saturn V è questo vettore, questo lanciatore che porta l'uomo sulla Luna, insomma, ed è alto 130 metri, è quasi 30 piani, un palazzo di 30 piani, e può essere costruito solo in verticale, perché se fosse costruito in orizzontale non ci sarebbe niente in grado di rialzarlo. Quindi un lavoro di grande coordinamento, di grande precisione e anche di grandissima, cura di quello che è successo. Quindi è un ingegnere, ma è anche un grandissimo organizzatore e uno scienziato, evidentemente. Io sono molto anche contento che questo premio arrivi in questo momento, perché se c'è una lezione che dobbiamo trarre da uno scienziato come Petrone è proprio, da un lato, la resilienza, in qualche maniera, a tutti i problemi, dall'altro la determinazione a risolverli e dall'altro la grande coerenza personale. Quindi la domanda che gli fecero subito dopo, insomma, i grandi successi dell'Apollo è una domanda che probabilmente mutate e smutate tutti quanti noi ci dobbiamo porre in tempi di Covid. Cioè, allora lui gli fu chiesto cosa sarebbe successo, quando gli americani sarebbero andati su Marte. Lui rispose, dice, quando ci sarà la volontà politica di incredere nello spazio, investire nello spazio, quando ci sarà un altro presidente, sostanzialmente un altro presidente come Kennedy, che ha investito tutto quello che poteva nello spazio, ecco, noi saremo pronti. Ecco, questa applicata a quello che stiamo vivendo noi è quando avremo fatto tutto quello che dobbiamo fare, cioè quando un giorno ognuno potrà fare, insomma, tornare a fare il proprio lavoro, ecco, quello che sarà importante è essere pronti, come ha fatto Petrone, a fare nuovamente il proprio dovere, cioè nuovamente in qualsiasi cosa facciamo, da qualsiasi lavoro sia, l'importante è dimostrare la coerenza e l'impegno, perché questo dimostra che una cosa ritenuta impossibile, come andare sulla Luna e andarci in 8 anni, cioè di lavoro, ecco, loro l'hanno fatta perché ci hanno creduto. Credo che tutti quanti noi, quando questa quarantena finirà,
dovremmo tornare a fare e impegnarci, perché essere pronti è la cosa fondamentale che alla fine vi fa anche arrivare sulla Luna. Il documentario Luna Italiana, prodotto da Istituto Luce Cinecittà con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con la NASA, è stato ispirato dal libro di Renato Cantore Dalla Terra alla Luna, Rocco Petrone, l'italiano dell'Apollo 11, ed è disponibile su History Channel di Sky, in DVD in edizione arricchita e in tutti gli store digitali. Il premio russo è un grande risultato per un documentario dedicato alla corsa alla Luna e che ci fa sentire orgogliosi perché incentrato su un grande italiano, figlio di immigrati in America, ha commentato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, una storia come tante che descrive il genio e la passione di tantissimi italiani nel mondo, ed è un prestigioso premio che sentiamo un po' nostro per aver creduto come ASI in questo progetto e averlo sostenuto.